Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Salutiamoci con un caloroso applauso, ce lo meritiamo perché fa molto caldo, eh? È l'estate di Viareggio, della Versilia, che gode ottima salute in questo momento. Bene, è il caso di dire proprio un caloroso diciamo saluto a voi tutti per accogliervi in questa location, la terrazza del Caffè Il Principino, centro congressi che ci ospita da 11 anni per questa iniziativa, e quindi una serata meravigliosa. È proprio perché condividiamo insieme a Viareggio, la Versilia, i turisti in vacanza, momenti veramente speciali. Bene, un ringraziamento vorrei ovviamente farlo a tutti voi che ci seguite anche durante l'inverno, e tra Facebook, internet, ci mandate anche tanti suggerimenti che raccogliamo e poi selezioniamo per realizzare un programma. Saremo qua tutta l'estate, praticamente fino al 27 di agosto, con 9 appuntamenti tra musica e spettacolo, lirica, musica leggera, ma poi anche presentazioni d'autore, ospiti veramente eccezionali di chiara fame, tra il dottore Franco Perrino per l'alimentazione, e anche per lanciare questo Festival della Salute che giunge all'ottava edizione, che poi a settembre avrà luogo proprio qui su questa piazza e la piazza adiacente. Ma poi avremo anche Katia Ricciarelli, poi Mario Giordano e tanti altri ospiti che a noi fa veramente piacere condividere questa estate insieme a loro. Bene, andiamo in onda su varie emittenti televisive a carattere regionale, questa è una cosa che ci fa piacere, che ci seguono quindi anche tanti amici da casa che non sono qui presenti ma condivideranno questa serata insieme a noi. Oh, io volevo salutare, fra tante persone che sono qua, intanto Ludovica Pagni, eccola qua, fatti vedere, perché lei è di Lucca, è giovanissima e parteciperà a Miss Italia, vieni qui con me. Quindi è molto emozionata perché fra poche settimane ci sarà la selezione, quindi noi ti facciamo tanti cari auguri. Grazie, grazie. Speriamo di portare le bellezze lucchesi in finale a Miss Italia. Bellezze lucchesi, ma so che comunque la tua famiglia, tuo padre è di? Viareggio. Viareggio, quindi facciamogli un grande applauso e un tifo. Grazie, tanti auguri. Grazie, grazie a voi. Prego. Bene, vogliamo ringraziare anche tanti amici che ci sostengono, in particolare qui con noi Mirko Cortopassi dell'Agenzia Generali Italia, e che con Generali Inas Italia ci hanno sostenuto insieme ad Infal per i serramenti per la nostra casa, che è molto importante, la birreria Petrognola, questa birra che viene fatta a Lucca e che va in giro in tutto il mondo, e questo ci fa piacere. E poi insieme al Festival della Salute, come dicevo, faremo una piccola anticipazione per quanto riguarda questa bellissima manifestazione, molto interessante per tutti noi. Bene, adesso però è il momento, diciamo, di chiamare gli ospiti sul palco. Lo facciamo insieme, condividendolo con un calorosissimo applauso, perché hanno fatto le prove già dalle 9 e quindi si meritano veramente tutta la nostra attenzione. E qui insieme a noi questa sera l'inaugurazione dedicata interamente al Festival Pucciniano. Buon compleanno Tosca, 115 anni, e sarà con noi qui sul palco a Viareggio Incontri il maestro Alberto Veronesi, che è presidente della fondazione e direttore d'orchestra. Buonasera maestro, prego, prenda posizione. E insieme a noi anche il vicepresidente della fondazione Alberto Pisanelli, eccolo qua, ben arrivato, prego. E non poteva mancare il saluto istituzionale, una presenza molto importante, è vice sindaco ed è assessora alla cultura, quindi è Rossella Martina. Buonasera e ben arrivata, prego. E chiedo, esatto, Martina, ti puoi mettere di qua? E poi infine Lisa Domenici, che è giornalista del Tirreno e che è una specialista sul Pucciniano, quindi una professionista eccezionale. Mi fa piacere condividere questa bellissima serata insieme a lei. Bene, cosa dire, è una serata molto emozionante per noi, è la prima, e come tutte le prime c'è sempre un attimo così di suspense fino all'ultimo. Buon divertimento e soprattutto buon Viareggio Incontri a tutti, buona serata. I microfoni sono aperti.
Allora, buonasera, sì, parliamo appunto del 61esimo Festival Puccini, 61 edizioni, ma se avesse avuto sempre la cadenza annuale che annovera dal 71 sarebbero assai di più queste edizioni, perché il primo festival, il La, per così dire, fu dato nel 1930 da Pietro Mascagni nel piazzale a Torre del Lago davanti alla Villa Museo Puccini, e in questo modo fu inaugurato il carro di Tespi lirico. Eravamo durante il fascismo, Mascagni però commemorava il collega e amico Giacomo Puccini, che era scomparso nel 24. Torre del Lago, da quel 1930, che aprì appunto con Bohème, ha avuto poi l'idea di raccogliere questo là lanciato da Mascagni, ed è iniziata questa grande avventura del Festival Puccini, che forse noi non ci rendiamo conto, non ci pensiamo molto, ma è una manifestazione che è non solo a livello locale, direi anche nazionale, ma poi fa presto a uscire dai perimetri nazionali, perché il Festival Puccini, approfitto per sottolinearlo, dato la presenza dell'assessore Martina, che è uno dei cinque festival monografici, dedicati appunto a un compositore italiano, cioè in modo particolare a un operista. Quindi abbiamo il Verdi a Parma, il Rossini a Pesaro, il Donizetti a Bergamo, il Bellini a Catania e il Puccini da noi a Torre del Lago, perché Puccini scelse proprio Torre del Lago, lasciò la sua Lucca nel 1891, venne ad abitare a Torre del Lago e c'è rimasto finché non si è trasferito nella villa che è dall'altra parte qua d'angolo, dove però ha vissuto poco, dal 1921 al 24, l'anno in cui è morto, e questa villa poi è stata acquisita dalla Fondazione Puccini di Lucca e verrà restaurata, e finalmente potremo anche vedere che fu l'ultima dimora di Giacomo Puccini. Dunque, noi parliamo del 61esimo Festival Puccini, parleremo anche di tutto il cartellone con il presidente, il maestro Alberto Veronesi, direttore d'orchestra, quindi insomma musicista, ha studiato composizione, ha diretto da noi a Torre del Lago molte cose, perché per Alberto Veronesi è un ritorno a casa, si può dire, no? Perché diversi anni è stato direttore artistico, e vorrei sottolineare una cosa: il festival inizia quest'anno con Tosca, perché come veniva ricordato compie 115 anni. Tosca andò in scena il 14 gennaio 1900, è l'opera che ha aperto il 1900 e che ha accompagnato Alberto Veronesi al Festival Puccini, perché quando fu direttore artistico nel 2000 diresse Tosca con Norma Fantini, se non mi ricordo male, e adesso non dirige Tosca, però hai a che fare con Tosca, quindi ecco, diciamo, ti accompagna nella tua vicenda torrelaghese. Tanto buonasera a tutti. Come dice l'amica Lisa, sì, Tosca è un po' una ricorrenza nella mia vita, in particolare su Festival Puccini, per quanto nel 1999 debuttai con Turandot,
E addirittura la prima opera che feci qui fu Suor Angelica nel 1995. Quindi, un giovane Alberto Veronesi. Sì, andiamo indietro di 20 anni. Adesso ne ho 30, quindi avevo 10 anni allora. Ma è un fan prodigio del podio. Sono ricordi bellissimi legati non solo a Tosca, a tutte le opere del grande maestro. E devo dire che noi come Festival Puccini poi abbiamo anche inaugurato questo grandissimo teatro a Tianjin in Cina nel 2012, nel maggio 2012, che è uno dei teatri più grandi del mondo. Pensate, un grande teatro a 4.000 posti con sei palcoscenici elettronici che mobili. E questo lo andammo a inaugurare noi proprio con Festival Puccini e Tosca ancora 3 anni fa, quindi mi ha accompagnato anche nell'avventura cinese. E con Tosca poi feci il debutto a Shanghai, dove mi nominarono direttore ospite del teatro di Shanghai, dell'opera di Shanghai, ecco. E ancora adesso andrò a fare Tosca, insomma, mi perseguita, perché... Vorrei fare una domanda. Alberto, scusami, diciamo che sei presidente della fondazione da poco tempo, però mi perdonerai se magari approfitto della tua presenza per utilizzarti più sul versante artistico, visto che essendo musicista e poi uno studioso di Puccini, no, ci puoi in questo modo condurre meglio alla comprensione del 61esimo Festival Puccini. Possiamo intanto ascoltare qualcosa e poi continuiamo la nostra conversazione. Allora, un saluto da Tosca con Vissi d'Arte e Rossana Cardia, che sarà una delle nostre protagoniste. Oh,
Allora continuiamo la nostra conversazione e andiamo subito all'assessore Martina, perché si è insediata da poco come assessore. E, ecco, assessore alla cultura, quindi direttamente coinvolta, diciamo, no, nel Festival Puccini, che è una delle manifestazioni, si dice, non soltanto che ci interessa, ma appunto per i motivi che dicevamo, è di grande spessore e importanza. Sì, buonasera a tutti. Io porto naturalmente i saluti del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e i saluti di tutta l'amministrazione, e lasciatemi subito ringraziare Edemondo Bertolucci, che è il patron di questa manifestazione Viareggio Incontri, che è ormai diventata una tradizione per l'estate viareggina, una tradizione di garbo, di intelligenza, di cultura e di informazione. Anzi, direi che merita veramente un applauso Edemondo. Grazie. Grazie davvero di cuore anche da parte dell'amministrazione, e grazie al pubblico che vedo già fin dalla prima serata molto numeroso, e che quindi ci fa sperare in una stagione particolarmente ricca e apprezzata. Ci siamo insediati da ormai soltanto 2 settimane, quindi veramente siamo dei giovani, se così si può dire, amministratori, però abbiamo già fatto delle scelte importanti. Credo che quella la scelta che abbiamo fatto per il Pucciniano, quella di nominare Alberto Veronesi, il maestro Veronesi, alla presidenza della fondazione, apra veramente una pagina nuova per Viareggio e per il festival, per la fondazione del Festival Pucciniano, perché Alberto Veronesi, come abbiamo sentito, è già stato a lungo direttore artistico, ma credo che nel ruolo di presidente possa veramente aprire una pagina nuova, importante, vitale e particolarmente votata alla internazionalità. Per questo noi abbiamo una grandissima fiducia in questa stagione che si sta aprendo e in quelle che seguiranno. Credo che sia stata una scelta davvero lungimirante quella dell'amministrazione, ovviamente, che comprende tutto il CDA e quindi anche il vicepresidente, il dottor Alberto Pisanelli. Credo che siamo riusciti veramente a costruire un consiglio di amministrazione, dunque una fondazione con anche il consiglio di indirizzo, molto forti, molto determinati, che riusciranno a raggiungere dei mercati nuovi e che sicuramente porteranno il nome di Puccini ancora di più nel mondo, se mai ce ne fosse bisogno, perché naturalmente Puccini, il nostro Puccini, è già un nome conosciutissimo, ma ciò non toglie che possa ancora riservare tantissime sorprese. Puccini infatti non è mai uguale a se stesso, Puccini offre sempre degli spunti nuovi, offre sempre delle possibilità, dell'innovazione, delle idee e dei progetti che non smettono mai di avanzare verso il futuro. Questa è davvero una qualità straordinaria per un musicista che appunto ormai è morto da così tanti anni, dal 1924, non ha mai smesso di procedere, di diventare più grande e anche di diventare sempre più moderno e contemporaneo. Credo che sia una qualità forse unica che pochissimi hanno. Per questo il festival non si ripete mai, non ha mai, diciamo così, non ha mai delle ripetizioni, ma è sempre qualcosa di nuovo. In questo senso credo che assistere per esempio alla Tosca, che è in preparazione, bene, l'allegria fa sempre piacere a tutti. Credo che assistere a questa Tosca sarà davvero anche questo un evento memorabile. Credo che in questo senso il maestro Veronesi possa illuminarci meglio su quelle che saranno le caratteristiche di questo allestimento. Allora, in attesa di andare avanti appunto con i nostri discorsi, sentiamo un pochino di musica. Allora, Tucche di Gel da Turandot con Francesca Borrelli, una giovane soprano di Salerno. Accompagna al pianoforte il maestro Alberto Veronesi.
ci dimentichiamo sempre del pianista. Ascoltiamo un altro brano adesso. Sì, su. Subito. Un bel dì vedremo da Butterfly, Marina Gubarova. No, Gruberova, Gubarova. Oh,
Ci sentiamo tra poco. Allora, abbiamo sentito il Turandot, abbiamo sentito proprio nel punto in cui il maestro ha lasciato, perché come sapete, abbiamo detto, il maestro è morto nel 24, ha lasciato Turandot incompiuta, a questa grande pagina, grande scena di Liu, aria, morte e corteggio funebre. Leggendo su, volevo fare ancora una domanda da un punto, diciamo, rimanendo un pochino sul versante artistico del cartellone, poi più amministrativo verrò al vicepresidente. Alberto Veronesi, leggendo su internet, perché ormai si va tutti, no, per cercare che programmi ci sono a quella manifestazione magari alla quale vogliamo partecipare, eccetera, è segnalato che Turandot quest'anno andrà in scena con i quattro finali, cioè ogni recita avrà un finale diverso, cioè la prima, che sarà mi pare il 25 luglio, avrà il finale di Berio, quello che scrisse Luciano Berio nel 2002, poi abbiamo il finale di Alfano primo, l'Alfano secondo e l'incompiuta, cioè il cosiddetto quarto finale, come lo chiama il direttore artistico Daniele De Plano, che sarebbe, cioè, il punto in cui l'ha lasciata Puccini. Quindi questo è, diciamo, un intervento, un progetto molto importante per il Festival Puccini. Diciamo che la volontà del musicista non sempre collima con le possibilità economiche. Allora, per questo che credo che il sindaco ha visto bene a voler nominare come vicepresidente forse uno dei più grandi esperti di bilanci, di revisione di bilanci, di capacità appunto amministrativa come il dottor Pisanelli, e chiaramente siamo tutti felici e orgogliosi perché giammai, ecco, un sindaco dia a un musicista una responsabilità anche amministrativa, perché questo non deve avvenire. E di conseguenza mi corre l'obbligo di dire che purtroppo c'è stato anche un grande entusiasmo, forse anche un eccesso di entusiasmo, che ha portato a mettere in programma delle cose che, ahimè, in realtà non c'erano le risorse. Allora, scusami Alberto, se capisco bene, noi ascolteremo di nuovo il solito, va bene, tra virgolette, finale, e non ascolteremo il finale di Berio, il finale che fece prima Alfano. Ora, non so se tutti sapete chi era Alfano, ma Franco Alfano, mi corre l'obbligo a questo punto aprire la parentesi e dire che quando Puccini morì, ricordi, dunque dovendo andare in scena l'opera, all'inizio pensava di mandarla in scena così dove il maestro l'aveva lasciata, poi anche dietro suggerimento di Toscanini si pensò di concludere l'opera e interpellò, cioè si consegnarono i 36 fogli di abbozzi che Puccini aveva portato appresso alla clinica di Bruxelles, dove poi è morto, a Franco Alfano, un musicista assai più giovane di Puccini, musicista napoletano che allora aveva, era reduce di un grande successo della sua Leggenda di Sakuntala, un'opera di argomento esotico, così come era Turandot. Allora io voglio chiedere, ma il comune
non poteva dare un aiuto per fare questi finali. Il comune dissestato? Comune dissestato, purtroppo. No, Elisa, con tutto l'affetto, però devo dire, cioè, è un'operazione molto bella che noi andremo a fare sicuramente l'anno prossimo, ecco, però cioè è slittata, non cancellata. No, è slittata e noi la faremo sicuramente l'anno prossimo con comunque questo allestimento che abbiamo ereditato dall'anno scorso di maestro Bertini con tutto l'entusiasmo e tutte anche l'attrezzatura diciamo finanziaria, le risorse per poter fare. Purtroppo un festival non è solamente, ecco, per dirle, questa serata era organizzata con una pianola elettrica. Ora, come si fa, no? Cioè, ci vuole un pianoforte, no? Se tu vuoi far cantare e dare dignità, ci vuole il pianoforte, non lo puoi fare con la pianola elettrica. Quindi questo ha comportato un piccolo budget, piccolo, minuscolo, però nessuno ci aveva pensato che ci voleva un minimo budget. Ci siamo tassati un po' per uno e abbiamo preso il pianoforte. È la stessa cosa quando tu organizzi in grande, cioè non è che puoi fare le nozze con i fichi secchi, cioè fare quattro finali con una prova, scusate, che serietà è? Cioè ci vogliono quattro finali, quattro prove separate con l'orchestra che costa un mucchio di soldi, eccetera, quindi ci vogliono bisogna pensare a quello che si organizza, per questo che noi, avendo a disposizione quello, possiamo fare le prove per un finale. E a questo bisogna dire, però, anche a difesa dell'Alfano tradizionale, che non è che ci sono finali veri, finali falsi, i finali sono tutti falsi. Perché Puccini non ha scritto il finale e quindi sono tutti falsi. Anche quello di Berio non è che perché l'ha fatto la Scala è il finale giusto, è un finale falso anche quello lì. Quindi purtroppo non è che noi riusciamo a vedere in più di quello che, purtroppo il maestro è mancato sulla morte di Liu, quindi noi che non possiamo dargli la vita quando lui la vita non ce l'aveva più. Ma in questo caso, scusa, volevo sentire vicepresidente Pisanelli, sono state le sue forbici oltre quelle di Toscanini sul finale primo di Alfano, abbiamo la sua sforbiciata sui quattro finali. No, è tutto quanto concertato in una calorosa unanimità. Purtroppo bisogna prendere atto della situazione di dissesto del comune di Viareggio, a tutti quanti nota, che si riflette, ahimè, in maniera dolorosa anche sul Festival Cuciniano. Nonostante questo, io ritengo che, nonostante le sforbiciate, dolorose ma indispensabili, essenziali e dovute, sarà una manifestazione splendida, così come tutti quanti ci auguriamo che sia, ed io ho la certezza che sarà splendida. Sotto la direzione del maestro Veronesi, con le sue idee, diciamo la verità, un po' tumultuose, ma tutte quante pienamente condivisibili, anche se non immediatamente attuabili, io credo che il festival farà lunga strada. L'unica cosa che ci viene a mancare non è certamente l'entusiasmo, ma sono le risorse. Un po' di risorse bisogna recuperarle, ed io so perfettamente, come sappiamo tutti noi che siamo qui seduti, che anche il nostro sindaco si è attuato non più tardi di questa mattina in questa direzione. Io rappresento l'anima triste del festival, cioè quello che deve tagliare, però senza di questo non si va avanti. Non arriviamo al di là delle sponde del lago, non arriviamo al di là della Toscana, invece noi vogliamo andare al di là del Torre del Lago, di Firenze, della Toscana, e vogliamo trasmettere nel mondo il messaggio del nostro festival, che è un'opera mondiale, non è a livello locale, come già qualcuno ha detto in questo momento. Un applauso allora di incoraggiamento. Assessore,
E il comune cosa fa? Allora, dunque, la nostra amministrazione si è insediata con l'intento intanto di rimettere a posto i conti di una Viareggio che purtroppo tutti sappiamo è in condizioni economiche molto disastrate, il comune è in dissesto, quindi chiaramente deve chiudere tutti i rubinetti e cercare di riportare i conti in pari. Questo vale anche per le fondazioni e naturalmente per le partecipate. Di fronte però all'ipotesi di tagliare un'opera perché appunto non c'erano le risorse, giustamente mi pare il presidente e il consiglio di amministrazione hanno scelto, diciamo, di rimandare un progetto che è quello dei quattro finali, ma manteniamo tutte le opere che ci sono in cartellone e poi non ci dimentichiamo che la Turandot, diciamo quella classica, quella appunto con il finale di Alfano che si basa su diciamo le prime gli appunti per così dire del maestro Puccini, è un'opera che va in scena da 90 anni circa con grandissimo successo, quindi credo proprio che non ci mancherà niente neanche quest'anno al Festival Pucciniano. Allora adesso il duetto primo atto tenore soprano di Tosca. Chi è quella donna? Prego, ancora Rossella Cardia con il tenore Tommaso Martinelli e il pianista Francesco De Lucia. Francesco De Lucia, Vincenzo De Lucia. Yeah.
gelosa. Sì. Allora, tornando al cartellone del Festival Puccini, dunque abbiamo detto che aprirà con Tosca, appunto, che compie 115 anni, quindi insomma era un po' doveroso per il Festival ricordare questo anniversario. Fra le altre cose, Alberto, nel 2000 hai diretto quella invece del centenario di Tosca, giusto? E poi abbiamo Turandot, quindi l'ultima, l'incompiuta, con interprete la nostra italiana grande Turandot, che è Giovanna Casolla, che verrà anche festeggiata come si deve. E poi abbiamo Madama Butterfly. Sempre sfogliando su internet, io ho notato una cosa, ora lo chiedo al presidente, ma anche al vicepresidente: mancano dei nomi nei cast, manca da definire Scarpia e manca Chosha, Madama Butterfly. Io non ho trovato interprete da definire. Allora, abbiamo detto che la situazione che abbiamo trovato, in questo caso parlo da presidente, è una situazione in cui c'era un bilancio da rivedere, in particolare la voce delle entrate. Questo ha comportato un cambiamento nella voce delle uscite. Quelle posizioni erano state attribuite con delle cifre che noi abbiamo dovuto rivedere, e quindi prima di rivederle, prima di mettere il nome, dobbiamo vedere che la persona, cioè l'artista, accetti effettivamente quelle cifre. Ecco, quindi questo è il problema. È sempre cose, non è che sono dei fantasmi, ma semplicemente sono dei nomi che non dico finché loro non accettano questa
diciamo, differenza di onorario che purtroppo dobbiamo imporre per i risparmi. Ma io... Niente applausi qui purtroppo, no, sono cose molto fredde, sì. Molto fredde. Speriamo però di applaudire sia l'assessore che il vicepresidente Pisanelli, che è il cattivo, lo scarpia della situazione, e perché finalmente si possano trovare questi finanziamenti. Cioè il festival, dobbiamo dire che ogni anno ha da fare conti con il bilancio che, guarda caso, è in rosso, non ha, è monocolore, diciamo così, ecco. Vediamo se si può riuscire a sbloccare questa situazione. Ma certamente noi non abbiamo la bacchetta magica. Ci siamo insediati da pochissimo tempo, non più tardi mi pare del 2 di luglio formalmente. Quindi appena il tempo, specialmente per me, di capire dove sono gli uffici, perché avevo visitato il teatro, sono stato spettatore, ma ahimè mi sono perso il primo giorno. Oddio, mi perdo spesso perché ho scarso senso di orientamento, però perdersi lì è un pochino più difficile, ma ci sono riuscito. Per quanto riguarda il resto, chiaramente siamo saltati su un treno in corsa che sta per arrivare alla stazione, e già l'essere saltati sopra è un atto di coraggio, a mio modo di vedere. Dobbiamo metterci l'entusiasmo, ci mancano i quattrini, certamente non li posso trovare io, perché me fossi capace di stamparli li avrei stampati per me e forse anche per questi signori che hanno la bontà di ascoltarci. La parte politica dovrà farlo, e come ho detto prima il nostro sindaco già questa mattina ha avuto un importante incontro, ed io credo che senz'altro le risorse arriveranno, però come si suol dire non sono pizze che si mettono nel forno e si cuociono all'istante. Un po' di pazienza, ma tanto entusiasmo. Sulla pazienza ce n'è tanta, l'entusiasmo pure. Speriamo che arrivino, se non tanti, almeno un pochino di quattrini. Allora ci vuole l'applauso di incoraggiamento. Non so se a questo punto dobbiamo... Però, scusa, posso dire una cosa? Rendiamoci conto anche il cammino che è stato fatto fino adesso, perché... Noi stiamo parlando del Festival Puccini, non abbiamo i quattrini in base a, diciamo, i sogni che avremmo, però siamo uno dei quattro festival nazionali. Cioè noi quando arrivammo qua nel 99 il festival era in un campeggio, ok? Cioè l'area era gestita da un campeggio. Per entrare in teatro dovevamo chiedere il permesso al signore, adesso non mi ricordo il nome, che quello un po' pelato, che apriva, dice dovevamo fare le prove, dice ma qui si sta mangiando, che aprivano il teatro per farci fare le prove. Oggi c'è una situazione un po' diversa, cioè e siamo arrivati, e il festival mi ricordo stava chiudendo quando arrivai io nel 99, si stava parlando come farlo chiudere in una maniera più indolore. Io mi ricordo c'era una persona, si chiamava Andrea Palestini, che lottava come un veramente con tutto il cuore possibile per riuscire a tenerlo vivo, ed ebbe dei grandissimi risultati. E insieme facemmo un percorso, quello era perché era il vicepresidente che aveva appena fatto una ripatrimonializzazione, e si fece un percorso per cui io mi ricordo andai da D'Alema mentre stava facendo la guerra in Kosovo. E lui disse: ma Puccini chi? Quello che ha scritto l'inno a Roma, mi sembrava un po' fascista, disse lui. E disse: ma che fascista, Puccini, il grande festival Puccini? Dice: sì, effettivamente, perché quando facevo l'università a Pisa mi ricordo che ci andai, che si parlava di questa cosa. E ci diede 700 milioni di lire allora. Che, ecco, e sì, da lì si cominciò una corsa che ci ha portato nel 2012 a essere dentro i quattro festival nazionali, insieme a Ravenna, a Spoleto, a Pesaro,
e a noi. Ecco, quindi diciamo che oggi siamo l'eccellenza italiana. Poi che adesso bisogna ricominciare una nuova corsa per farne diventare una cosa a livello mondiale, questo stiamo iniziando adesso, ci metteremo altri 12 anni e lo faremo. Sì, se posso aggiungere, volevo dire qualcosa anch'io a riguardo. Volevo dire che forse è un po' un vizio non solo dei viareggini, ma anche un po' degli italiani, quello di guardare al bicchiere mezzo vuoto invece che al bicchiere mezzo pieno. Nel nostro caso non abbiamo un bicchiere mezzo vuoto, ma abbiamo un bicchiere pieno fino all'orlo, come giustamente faceva notare il maestro Veronesi, dove appunto forse mancano due gocce, ma io credo che varrebbe la pena di guardare al bicchiere pieno, ovvero agli spettacoli che comunque possiamo offrire anche quest'anno. Mi pare che sarebbe l'ora di parlare per esempio di questa Tosca che aprirà il Pucciniano e che avrà un regista di grandissimo livello, che è Giorgio Ferrara, un grande regista e presidente anche del Festival di Spoleto, che avrà le scene e i costumi di un artista di fama mondiale come Mimmo Paladino. Credo che questo dovrebbe essere insomma, diciamo, sottolineato, perché sarà un evento che sicuramente rimarrà nella storia del festival. Ci sono due artisti di fama straordinaria, e credo che sarebbe giusto chiedere al maestro Veronesi di parlarci di questo allestimento. Lo facciamo tra poco. Allora, ne parliamo subito e poi dopo ascoltiamo qualcosa. Vorrei però, prima di parlare dell'allestimento di Tosca, Alberto, io scusami se insisto, scusa Assessore, io metterei più, secondo il mio modesto parere, a fianco il Festival Puccini, che è monografico, non ai festival che sono hai citato, che sono festival ma non monografici, perché il festival monografico ha tutto un altro taglio, e quindi ecco, è questo che lo caratterizza. Sì, no, io parlavo dei quattro festival nazionali, perché c'è una legge che assegna, la legge 238 o 239, no, 238, che è una legge dello Stato che assegna un finanziamento annuale, vita natural durante, al Festival Puccini, importante, che va ad aggiungersi a un'altra legge che per il Festival Puccini, che è la legge 26, mi pare, o 29, che va ad aggiungersi a Fondo Unico dello Spettacolo, che quindi lo Stato, diciamo, finanzia in maniera molto determinata questo festival, e l'ha messo con una legge all'interno delle quattro eccellenze nazionali. Poi chiaramente noi siamo un festival monografico, come Bayreuth, come Pesaro, come però teniamo presente che altri festival monografici in Italia non sono come il Pucciniano o come il Pesaro. Diciamo che Pesaro e Puccini sono, Rossini e Puccini sono i due festival finanziati in quanto festival monografici, gli altri no, perché Bellini non c'ha il becco di un quattrino, ma mentre noi possiamo dire abbiamo un deficit eccetera, loro proprio non hanno il deficit, perché proprio non hanno nessun finanziamento e quindi non c'hanno il bilancio proprio, quindi poi c'è Donizetti uguale,
la stessa cosa. Verdi, che adesso però è andato in una crisi enorme, proprio credo in considerazione che non è stato messo dentro questi quattro festival nazionali, non c'è stato messo Verdi, secondo me con uno sgarbo, perché oggettivamente cioè, non puoi non mettere Verdi, no? È chiaro, però non so per quale ragione fu fatta questa scelta. Comunque Verdi è in una grande crisi finanziaria. Allora ascoltiamo qualcosa, poi riprendiamo. Adesso sentiamo da Rondine l'area di Magda, sempre con Francesca Borrelli e a pianoforte nostro amico Vincenzo. Prego. Ecco, prima di ascoltare Senza Mamma dalla Suora Angelica, che è diciamo l'opera del tuo debutto a Torre del Lago, dobbiamo ricordare che appunto l'assessore prima ci leggeva il cartellone, conclude, poi veniamo a Tosca, conclude con il trittico, cioè sapete, tre atti unici che andarono in scena nel 1918 a New York, si compongono del Tabarro, Suora Angelica e Gianni Schicchi. Cioè un'opera molto drammatica, un'opera lirica e un'opera comica, che è Gianni Schicchi. Vorrei ricordare che Puccini predilegeva Suora Angelica. Racconta Salvatore Orlando, che era un musicista, che vicino di casa di
Puccini a Torre del Lago racconta che una volta, mentre dunque Puccini si cioè si mentre lavorava al trittico, si stava trasferendo a Viareggio, quindi un po' abitava in varie villini e case che prendeva in affitto, perché aveva comprato nel 1915 il terreno, questo, della villa sull'angolo vicino a noi, e che poi fece costruire quando poi si intorno al 18-19, per poi trasferirsi definitivamente. Dunque andava spesso a trovare Puccini, e in una di queste, insomma, lui era un giovane studente, attento a tutte le novità, e allora disse: certo maestro, il Gianni Schicchi così moderno, eccetera. E Puccini rispose: non darei una nota di Suor Angelica per tutti gli Schicchi del mondo. Così riferisce Salvatore Orlando. Allora noi ascoltiamo Senza Mamma e poi ritorniamo a parlare di Tosca, e concluderemo con un grande finale, il duetto di Tosca e Scarpia. Scusate, Senza Mamma da Suor Angelica con Marina Gubareva e il nostro caro Vincenzo De Lucia. Oh,
Allora ci avviamo a conclusione e adesso presentiamo appunto Tosca, che aprirà il Festival Puccini il 24, pare il 24 luglio. Ecco, questo allestimento, molto nuova produzione, allestimento interessante. Beh, intanto devo dire la presenza di queste scene di Mimmo Paladino. Mimmo Paladino, uno dei grandi della transavanguardia, forse oggi l'artista più conosciuto internazionalmente nel mondo italiano, ci ha donato la sua grande originalità per delle scene che sono dirompenti, anche perché ecco, tutto ti aspetteresti meno di vedere. Adesso non voglio anticipare molto di quello che si vedrà, ma è una totale trasposizione, contrariamente ad altri allestimenti che sono stati fatti nel passato, per esempio nel progetto Scolpire l'opera, eccetera, dove magari in una cornice tradizionale venivano messi degli elementi, sculture. Pensiamo anche a quella straordinaria di Igor Mitorai, no? Quando facemmo Manon Lescaut. Adesso è tutto l'impianto che ha una nuova concezione, tutto l'impianto, che significa poi anche il baldacchino che non è un baldacchino, il tavolo che non è un tavolo, ecco, queste cose che poi vanno, non devono mischiarsi con un piano, diciamo, tradizionale. E questa visione è totalmente diciamo totalmente condivisa da questo grande regista, Giorgio Ferrara, che, ricordiamolo, è stato anche l'autore della fortunata film Tosche altre due, con appunto Franca Valeri, ecco, e Adriana Asti, appunto, che poi che era la moglie di Bertolucci, che poi lui ha sposato in seconde nozze, che stanno qua, che sono qui di fronte al principe di Piemonte, giusto per rispettare la privacy. Quindi abbiamo poi un'eroina che abbiamo, per esempio, le luci di Cesare Accetta, uno dei più grandi maestri delle luci oggi in Italia, che ha lavorato moltissimo nel cinema, eccetera. E abbiamo quindi queste scene straordinarie. Abbiamo una grande soprano, che è anche cittadina onoraria di Viareggio, che è Daniela Dessì, premio Puccini, e il tenore Fabio Armigliato, e poi, diciamo, abbiamo anche Rossana Cardia, che qui ha cantato, che farà una recita, e questo poi giovane rivelazione, che è un tenore straordinario, con una grandissima vocalità, che è Sunil Park, questo giovane coreano, che del resto io già utilizzai per Norma ancora nel 2011, e fece un polione straordinario, devo dire, con una grande voce. E poi abbiamo un Angelotti con Luigi Roni, diciamo, che anche si attaglia molto al personaggio, dico, no, non per dire che
insomma, non ha più 20 anni, ecco, però giustamente Angelotti non può essere un personaggio, un ragazzino, ecco, chiaramente abbiamo un sagrestano, Angelo Nardinocchi, che è uno dei più bravi caratteristi italiani, ecco, il suo Benoit fa scuola, no? Abbiamo uno Scarpia, appunto Scarpia, che è Guelis, che ha di grande comunque impatto come personaggio. Quindi è una situazione di estrema, ecco, di eccellenza, ecco, di poi sarà naturalmente il pubblico a decretare, noi guarderemo con naturalmente serenità di aver fatto il possibile e sicurezza, perché abbiamo anche un'orchestra che ormai è estremamente rodata, e che è l'orchestra del Festival Puccignano, e un direttore che ancora ormai da diversi anni era lì, suonava il pianoforte. Noi abbiamo promosso al direttore d'orchestra e gli abbiamo avviato la carriera, che è appunto Valerio Galli. Quindi tra l'altro Via Regino, ecco, è anche simbolico il fatto che un Via Regino apre il festival, anche se noi dobbiamo considerare per il futuro che noi siamo il Festival Puccini, dobbiamo paragonarci a Bayreuth, a Pesaro, Bayreuth, al Metropolitan. Questo è il nostro obiettivo, e che va bene Viareggio, va bene Torre del Lago, ma questo non è e non potrà essere mai un festival locale, deve essere un festival internazionale, perché Viareggio è sempre stata una città internazionale. Quindi questo lo faremo. Bene, allora noi prima di chiudere, scusate, volevo ricordare le date del festival velocemente, allora dico solo quelle della prima, insomma: Tosca il 24 luglio, Turandot il 25, Madama Butterfly 1 agosto e Trittico, unica data, il 20 agosto. Adesso, prima dei ringraziamenti, chiudiamo con il duetto dalla Tosca. Che Alberto. Allora, duetto cosiddetto della Lama, appunto Scarpia, Tosca con Rossana Cardia, quindi il secondo atto di Tosca, Rossana, il baritono Pedro Carrillo e il nostro Vincenzo De Lucia. Ne voglio altra mercede.
sguardo che odio in me d'ardeggiava, mie brame inferoceva. Bene, allora terminiamo questa serata dedicata al 61esimo Festival Puccini. Naturalmente ringrazio l'assessore Rossella Martina, il vicepresidente della Fondazione Festival Pucciniano Alberto Pisanelli, il presidente della Fondazione Festival Pucciniano Alberto Veronesi. Ringrazio tutti voi e ci diamo appuntamento al Gran Teatro all'Aperto G. Puccini a Torre del Lago. Buonanotte. Applausi.